Stasera parleremo di un argomento che può sembrare lontano dall'oggi, ma che per chi fa storia ha un significato grande, perché le nostre radici sono proprio lì, in quella storia medievale del basso Medioevo, degli ultimi secoli del Medioevo, che oggi vorrei appunto raccontarvi con una chiacchierata fra amici per quanto riguarda l'assetto delle nostre campagne e i protagonisti che su queste campagne insistono. Mi piace dire che mi sono rivolta a questo settore di indagine, cioè la campagna della Lomellina, incidentalmente studiando l'ospedale San Matteo di Pavia e quella serie infinita di benefattori che a partire dai primi momenti di vita del San Matteo lo hanno reso grande dal punto di vista patrimoniale, con donazioni, attestamenti e chi più ne ha ne metta, proprio di aree territoriali, molte delle quali in Lomellina stessa. E allora, da questa mia ricerca che riguardava appunto la vita dell'ospedale San Matteo, ho colto invece la possibilità di rintracciare gli elementi di una storia importante che riguardano appunto questa zona. E a titolo esemplificativo citerò alcune donazioni che sono state fatte all'ospedale pavese e che riguardano terre della Lomellina. Parto dalla prima significativa, quella del 1449, la donazione del segretario ducale Domenico Ferruffino, donazione appunto all'ospedale San Matteo, relativa a beni siti in territorio di Vigevano, comprendenti prati, mulini con folle, edifici e case, diritti e acque e molto altro, divenuti oggetto di un intricato contenzioso tra ospedale, camera ducale e comune di Vigevano. Ancora ricordo le disposizioni testamentarie del mercante pavese Giovanni Sannazzaro, che ha lasciato all'ospedale San Matteo nel 1461 ingenti beni terrieri a Parasacco. Oppure ancora la donazione di terre in territorio di Ferrera da parte di Giacomo dei Capitani d'Arzago, siamo nel 1468, o il lascito di beni terrieri di cospicue dimensioni, 17.000 pertiche, situate a Gambolò, Borgo San Siro e Tronello, lascito disposto da Agostino Beccaria con testamento del 3 luglio del 1471. Proprio alla microzona di Borgo San Siro si riferisce la ricostruzione qui riproposta dell'ambiente rurale e socio-economico della Lomellina, indagato nei suoi molteplici aspetti. Una ricostruzione fatta attraverso l'esame di alcuni contratti d'affitto e degli atti di riconsegna dei beni mobili e immobili a fine locazione. Anche il San Matteo non si sottrasse alla prassi largamente diffusa a fine Medioevo di affittare in blocco estese proprietà fondiarie per lunghi periodi. Dagli affitti di queste proprietà fondiarie il San Matteo non trasse quasi mai guadagno in denaro. Può ritenersi già un successo la salvaguardia del patrimonio terriero quasi nella sua integrità per molti secoli. E in questo l'ospedale era favorito dalla clausola presente in molti testamenti, e cioè la clausola della inalienabilità dei beni pena la decadenza del valore dell'atto testamentario, quindi pena la perdita dell'eredità. Leggendo i verbali del consiglio d'amministrazione dell'ospedale San Matteo si intuisce una lotta plurisecolare, a volte infari,
tra l'ente proprietario, il San Matteo, e i grandi fittabili capaci di disattendere quasi totalmente agli obblighi contemplati nei contratti d'affitto. E questi fittabili erano capaci di mettere in atto una strategia che metteva in seria difficoltà il San Matteo e che avvantaggiava loro stessi. Perché? Perché allora, e forse anche ora, sono pratica di sistema di affitti dei veritorieri, allora era invalso l'uso della compensazione dell'affitto con il valore delle migliorie strutturali che l'affittuario apportava alle terre o agli edifici della possessione avuta appunto in affitto, cosicché l'ente proprietario finiva per accumulare debiti nei confronti degli affittuari e mai crediti, quindi l'affittuario non pagava mai l'affitto perché l'ente proprietario era creditore nei confronti dell'affittuario anziché viceversa, come dovrebbe appunto essere. E così appunto gli affittuari sempre in credito nei confronti del San Matteo, un San Matteo che viveva una sistematica crisi di liquidità monetaria perché di soldi non ne aveva mai. Una crisi di disponibilità monetaria che viene puntualmente accertata nei documenti e che porterà gli amministratori del San Matteo a pagare in natura anche i medici che all'interno del San Matteo operavano. A dar conto di questa situazione illustrata, così conflittuale, sono i casi di alcune affittanze. L'affittanza Miglia Vacca e l'affittanza Porci. Siamo sempre nella seconda metà del 400.